dare ancora tempo perché mi rendo conto che la serata è lunga e soprattutto perché mi sembra opportuno che in questo momento abbia la dovuta attenzione la nostra ospite, ecco, quindi veramente un sentito grazie anche a nome della Biblioteca Antoniana, veramente un onore. Grazie. Essenziale
racchiuso in questo libro, in questo libro, una ripostaglia di Lucia Mucchi. Io non voglio ringraziare anche altro alla Biblioteca Antonana e vorrei subito passare la parola alla protagonista della serata, Lucia Mucchi. Io devo dire che mi sono commossa perché non mi aspettavo tanto. L'isola sicuramente mi ha incantato, però non pensavo. Vorrei cominciare intanto a ringraziare chi mi ha invece omaggiato, perché a cominciare da Lucia, dalla mia omonima, con la quale appunto ho due cose: l'omonimia del nome, che non è un caso, e anche l'omonimia del nostro mestiere, un mestiere duro, un mestiere. È bellissimo perché chiaramente ci mette in mezzo ai libri e per chi fa il bibliotecario è la cosa più bella del mondo, ma anche un mestiere duro perché appunto ci scontriamo con tante difficoltà. Come si dice, la cultura è importante, ma in Italia ahimè è ancora un fanalino di coda, malgrado abbiamo tantissime bellezze, però insomma spendere in cultura non si spende e quindi a maggior ragione le biblioteche soffrono e quindi immagino quelle comunali. Però io ti do proprio come consiglio: vai avanti, perché più vai avanti più vedi che porti persone. Tante volte è difficile portarle, ma poi vedrai che tu fai una bellissima cosa che è la formazione, e la formazione serve tantissimo, perché i ragazzi si devono ricordare di aver visto la biblioteca. Io sono un bel po' più grande di te, quindi faccio anche lezioni nelle scuole a Roma e ti devo dire che la prima cosa che chiedo quando faccio la mia lezione appunto sulle biblioteche ai ragazzi che fanno i master è qual è il vostro ricordo con la biblioteca, e molto più spesso mi dicono che è con la biblioteca comunale, quindi è interessantissima questa cosa qui. Io adesso ho iniziato addirittura anche nella mia biblioteca, che come avete detto è una delle più belle biblioteche di Roma, la biblioteca di Casa Latenza, una biblioteca di conservazione dove ci sono circa 400.000 volumi, dove abbiamo 6.500 manoscritti, dove ci sono 2.200 incunaboli, dove ci sono 120.000 volumi che sono tra 500 e 800, quindi una ricchezza stratosferica e che però non è conosciuta neanche a Roma, cioè, quindi c'ho la stessa tua difficoltà. La biblioteca è questo, Roma ovviamente ha tantissime cose, tantissime bellezze. Però ecco, da me vengono studiosi da tutto il mondo perché ho dei manoscritti che sono una cosa veramente da sturbo, cioè cose dell'altro mondo, e pochi conoscono di noi. Quindi è questa la difficoltà, perché noi abbiamo tanto, noi abbiamo bellezze paesaggistiche, Ischia è un esempio, abbiamo bellezze di tutto il tempo, di tutto e anche di questo. E poi abbiamo appunto un grosso, come dicevo appunto anche Gaetano, l'altro grosso mostro che un po' ci annebbia è la rete, perché con la rete ognuno di noi pensa di sapere tutto e di vedere tutto, comunque ormai ci proietta in un mondo che è tutto semplice, però come dico io la rete è sempre gestita, la biblioteca è libera, quindi quando io parlo dico sempre questo, le biblioteche esisteranno sempre finché vorremo la libertà. E così voglio chiudere questa parentesi sulla biblioteca dicendomi una frase di Albert Mangel, che è uno scrittore argentino che è stato direttore della biblioteca appunto nazionale argentina, e che ha scritto un testo bellissimo proprio dato a noi, che è Vivere con i libri, e che dice: i libri raccontano tutti una storia, non solo quella che c'è scritta dentro, ma quella che si portano dietro. E questo è un po' il motivo perché a un certo punto della mia vita io scrivo poesia da sempre, però non ho mai voluto pubblicare. Qualche volta racconto che insomma da giovane ho pensato di pubblicarle, ho anche provato così a vedere se avessi preso qualche premio, ma ho capito che era un mondo molto complesso, e siccome sono stata sempre ribelle, perché sono di una generazione piuttosto ribelle degli anni 70, che insomma è stata, anni 70-80 sono stati anni abbastanza caldi a Roma, insomma c'erano le bombe, e quindi eravamo rivoluzionari, si può dire,
E quindi ho sempre detto che la libertà era la cosa che ci doveva. E quindi a un certo punto, quando ho visto che non era facile, ho detto basta, le poesie sono mie, le tengo per me. Ho sempre scritto. E a un certo punto, una decina di anni fa, siccome ho fatto anche una parentesi politica, avevo deciso di fare questo libro, avevo puntato giù. Queste qui sono poesie d'amore, ne ho tantissime. Diciamo, sono poesie d'amore perché l'amore è universale. La mia idea di poesia è di scrivere poesie che non siano solo mie, tant'è che la mia poesia non ha punteggiatura, stranamente, no? Dice perché non ha punteggiatura. Ha pochissima sua punteggiatura. Perché? Perché ognuno di noi la può girare come vuole. Vorrei che insomma, sono più che altro pensieri che scrivo e poi magari col tempo l'ho anche rielaborata, l'ho cambiata. E così penso che ognuno ci può vedere un po' della sua anima. E questa è la mia idea. E quindi che è successo? Che ho conosciuto appunto nella mia bellissima biblioteca Casa Latenza Maria Pina e siamo andate subito in sintonia. E quindi questa, come si dice, questa sintonia ha fatto sì che a un certo punto mi sono così confidata, ho detto guarda, io ho scritto delle cose, le mando, vedi te se ti piace, che cosa ci pensi. E lei non mi ha fatto più pensare perché mi ha detto. Il giorno dopo già mi ha richiamato e ho detto ho passato tutta la notte, ho detto tutte le tue poesie in questa notte, ho già pensato, guarda. E mi ha detto guarda io ci voglio fare qualcosa, ho un progetto, voglio fare un libro particolare, ho un pittore che mi sembra che vada bene che sionista, sono due arti che dici, no guarda, vedi te, ma non pensavo mai che facesse così in breve tempo, cioè glielo date in pratica dopo due mesi, no, ce l'ho fatto. Visto il libro, lei dice che aveva paura che dicessi di no, ma era vero perché. Io qualche tempo prima che mi dicesse che ce l'ha detto stavo ripensandoci perché questa idea era venuta ma avevo pensato, siccome io ormai appunto vi ho quasi dichiarato tutto, insomma sono non molto lontana dalla pensione, quindi dicevo bene, vuol dire che la mia terza vita sarà quando io vado in pensione e mi dedico alle poesie, quindi invece lei non mi ha dato questa. Quindi mi ha fatto vedere il libro, mi ha detto guarda io ho fatto questo, il pozzo e guarda, mi ha detto bellissimo, va bene. E quindi il merito lo devo a Maria Pia, perché se no non ci fa arrivare, insomma era questo che volevo dire. E va bene, allora adesso invece parlo delle poesie. Appunto vi ho già detto che le poesie, la poesia è nata da me da subito, da quando ero ragazza. Chiaramente ho sempre letto poesie e quindi quelle mi hanno sicuramente influenzato. Io mi ricordo sempre appunto il mestiere di vivere di Cesare Pavese e le poesie di Gatto, le poesie chiaramente dei grandi del Novecento, di Sabba, di Ungaretti, di Montale. Io mi sono ispirata a quelle poesie, invece, a quella sinteticità, perché per me la sinteticità è tutto, in poche parole bisogna dire un pensiero, che bisogna, è così, deve essere rosa, per me la poesia è aria che è quasi c'è. E perché l'amore? L'amore perché l'amore è il sentimento che ci trasforma, ci rende il mondo sicuramente più bello di quanto abbiamo sognato. Come dice Paolo Cielo in 11 minuti, quando incontriamo qualcuno e ci innamoriamo, abbiamo l'impressione che tutto l'universo sia d'accordo. Oggi l'ho visto accadere al tramonto, ma se qualcosa invece va storto, non resta nulla, nei violoni, nella musica in lontananza, nel sapore delle sue labbra. Come può scomparire tanto rapidamente la bellezza che c'era pochi minuti prima? La vita scorre molto veloce, ti fa precipitare dal cielo all'inferno in pochi secondi. E adesso vi leggo una poesia. Sospiro, vorrei essere per te come una nuvola leggera, in grado di essere un riparo quando c'è il sole, di farti sorridere se sei imbronciato, di entrare nella tua pelle per distretarti e volarmi in te, con la suavità della rugiada e la freschezza dell'acqua sorgiva. Queste sono le mie poesie. Ma oggi vi darò anche uno scoop, perché in realtà io quando appunto ho pensato a questo libro ho lasciato per lì. E dopo tanto tempo, quando ormai appunto era già penso quasi stampato, ho ritrovato che invece tempo dopo avevo scritto, perché questa idea dei granelli era proprio perché per me la poesia è come un granello di sabbia. Scivola via dalle mani, però comunque rientra
nel sistema e tu lo puoi sempre vedere chiappare, no? Abbiamo scritto proprio una poesia su Granelli di Sabbia, che è questa, che non troverete nel libro, quindi è un regalo in più. Non siamo che granelli di sabbia nelle mani del tempo, e tra un vagito e un sospiro rimane solo lo spazio del sorriso. Che è un po' la mia filosofia di vita. Nella vita bisogna sorridere, perché nella vita c'è incanto e disincanto. Però il disincanto serve, perché se non ci fosse il disincanto ci arriva il nuovo incanto. E quindi dobbiamo crescere, perché anche la melanconia, quello che poi ci rimane dopo una chiusura di una storia, una cosa dolorosa, perché poi l'amore è per tutti, l'amore di tutte le tipologie, non è amore solo tra un uomo e una donna, tra due persone, tra due esseri, ma è proprio anche quello familiare, di una madre per un figlio, di un figlio per una madre, e quindi c'è di tutto, insomma. E Anna Perini infatti diceva: ciò che nella vita rimane non sono i doni materiali, ma i ricordi dei momenti che hai vissuto ti fanno felice. La tua ricchezza non è chiusa nella cassaforte, ma nella tua mente, è nelle emozioni che hai provato dentro la tua anima. E il mio è un tappino di emozioni, di sensazioni, che Maria Pia, grazie appunto all'apporto di Gian Filippo, è impreziosito, perché è diventato un volume artistico non casuale, ma determinato dalla luce, dai colori, dalla musicalità che fuoriesce dalle diverse opere d'arte e che creano quasi un isolo di bellezza, perché come dico io la bellezza genera bellezza, e qui lo vediamo, ci sono i guardi, c'è la poesia, c'è il mare, ci sono i libri, e dove c'è bellezza si sta bene, non c'è niente da fare. Io dico sempre che da quando sono nella biblioteca casanatense, anzi chi non è appunto chi è di qui, invita per quanto viene a Roma a vederla, a visitare, perché c'è un salone stupendo di 60 metri con 60.000 volumi, che veramente è un incanto. Su Eudonna, che è qui, che ha portato appunto Maria Pia, c'è la mia intervista e potete anche vederlo. La bellezza non fa altro che fa bene, quindi per questo bisogna andare avanti.